Buonasera a tutti i telespettatori di Frumos TV, un programma dedicato alla salute, al benessere e alla bellezza. È un piacere per me essere qua con Giulia Torti, alla quale direi subito di non perdere tempo e presentare gli ospiti di oggi. Buonasera a tutti, esatto Elia, alla nostra destra possiamo trovare il parterre con i nostri modelli, modelle e cantanti e alla nostra sinistra il parterre VIP. Iniziamo subito dopo una breve pubblicità. Linea alla pubblicità. Frumos TV. Buonasera a tutti i telespettatori di Frumos TV. Quest'anno uno speciale angolo dedicato alla cucina del benessere. Siamo qui in Piazza del Duomo, in via Ruolo 45, presso il ristorante Osteria 45, che quest'anno ci delizia di queste novità. Come vedete abbiamo un trisse particolare per una cena eccezionale, composto da ciorba, zuppa di fagioli con stinco affumicato all'interno di una squisita ciotola di pane. Per poi passare al sarmale, che è piatto tipico della cucina rumena, composto da foglie di verza, carne di manzo e riso, per poi andare al nostro ultimo piatto, stinco arrosto con patate arrosto. Una cena deliziosa, seguiteci ogni mese con il nostro piatto particolare qui all'Osteria 45 in via Orolo 45, Piazza del Duomo, Firenze. La cucina esclusiva per le tue serate. Buonasera a tutti, Rorne, a Flam la Osteria 45, acest restaurant aflându-se în Florența. Vă așteptăm cu drag să poftiți din bucatele noastre. Avem ciorbă tradițională românească cu fasole și ciolan afumat, sarmale din foaie de varză și, bineînțeles, ciolan afumat cu cartofi la cuptor. Vă așteptăm cu drag să gustați din bucate românești, cum nu ați mai găsit în această Italie. Vă mulțumim! Un saluto da Max Nascente e da Ioana Danilescu. Frumos TV. Bentornati a Frumos TV, programma dedicato alla medicina estetica, al benessere, alla salute e alla bellezza. Non poteva mancare per questa nuova stagione azienda Grandeur, leader nel settore del benessere. Oggi qui con noi abbiamo Ilenia Draicchio che ci illustrerà questo nuovo progetto. Allora, io mi chiamo Ilenia, come hai detto te, Max, e questo progetto Grandeur ha un bellissimo compito sociale, che è quello di avere degli informatori all'interno che divulgano un'importante scoperta scientifica fatta da un famoso centro di ricerche che si chiama Centro di Ricerche Blu, che oltretutto è in collaborazione con importanti enti come l'IDI di Roma e CNR. In più avremo qui la prossima volta dei medici che potranno appunto testimoniare quali sono le scoperte scientifiche e i benefici di queste scoperte scientifiche, atte appunto a prevenire patologie oggi in forte aumento, e questo non detto da medici ma proprio dal centro di ricerche scientifico che è composto da medici e biologi, e soprattutto anche a prevenirle determinate patologie. Quindi un argomento molto importante, perché questa è una trasmissione di bellezza e benessere, ma la salute fa parte proprio della bellezza e del benessere. Quindi alla prossima puntata e grazie Max di averci invitato. Grazie. Bentornati telespettatori a Frumos TV. Giulia, adesso è il momento della sigla. Esatto, con i nostri ballerini Matilde e Manuel. Inoltre Manuel è pure un cantante, quindi ne vedremo delle belle. Via con la sigla! Thank you.
Bene, adesso è arrivato un momento molto importante, una presentazione a cui teniamo particolarmente, perché Frumos TV, oltre alla bellezza, al benessere e alla salute, è anche sport. Quindi direi che è l'occasione perfetta per presentare un campione nel mondo dello sport, Max Nascente! Salve a tutti, salve! Grazie per la presentazione. Sì, allora, io ho avuto un passato molto roseo nello sport, nelle arti marziali, ok? Da piccolo mi sono procinto a studiare il Kung Fu, che è un'antica arte marziale cinese, perché quando ero piccolo, in quegli anni lì, andavano sempre di moda i film di Bruce Lee, se sapete chi è Bruce Lee, ok? E quindi mi sono appassionato, mi sono allenato tanto, sono arrivato ad allenarmi ben 5 ore al giorno e chiaramente ho conseguito risultati internazionali con la mia vincita a campionati a Tokyo, in Giappone, poi la vincita a campionati, la medaglia d'oro a Los Angeles e sono stato performer alle Olimpiadi di Torino nel 2006. Quindi questo è un messaggio molto importante, salute e benessere. Per tutti i giovani che ci seguono da casa, lo sport è importante perché vi dà una disciplina e un rigore per ciò che è la vostra vita. Ma non solo questo. Oggi direi, sempre in tema dello sport, di chiamare qui con noi una graditissima ospite, la nostra porta fortuna, direttamente da Buongiorno Benessere di Rai 1, Terry Alaimo. Terry, sempre bellissima, in forma, ero in edicola, non sapevo quale rivista comprare, perché ormai sei in tutte le riviste d'Italia. La ginnastica astrale. Allora, voi sapete che come astrologa ovviamente ho preso un settore, un ramo dell'astrologia, no? Oltre alla bellezza che Venere la rappresenta, ma c'è un pianeta che è guerriero, che è Marte, e che mi ha indicato una strada, quindi quello dello sport abbinato a ogni segno zodiacale. E tutti dicevano, vabbè, l'equitazione per la bilancia. Io ho detto, no, devo fare una ginnastica astrale. La ginnastica astrale, ideata e creata, appositamente per tutti i segni zodiacali. Vale a dire, ogni esercizio ha un segno zodiacale, per rafforzare le caratteristiche del segno. Poi ho trovato un campione di Kung Fu, e quindi la concentrazione, perché il Kung Fu è anche questo, no? È soprattutto la concentrazione, e ho trovato in Max l'ideale. E quindi partiremo in tutte le palestre d'Italia. A partire prima dalla tua, ovviamente. Certo. Terry, grazie. Come un cielo, una sua terra, amore.
Ebbene, siamo giunti così al termine di questa prima puntata di Frumos TV, programma di moda, benessere, bellezza e medicina estetica. Elia, cosa ne pensi come prima esperienza, prima volta? Beh, è stata una gran bella prima esperienza. Devo dire che è stato un piacere potermi confrontare con gli ospiti che ci sono venuti a trovare oggi. E quindi a tutti i telespettatori invito di seguire sempre Frumos TV e rimanere aggiornati per le prossime puntate. Frumos TV!